E decidi, dove vuoi andare? Sì. A fare? Dobbiamo andare a Leica Store. Brava, a? A cosa? A far cosa? A comprare una Leica. Un'altra? Un'altra. Oggi lei ha deciso di finanziare il nuovo acquisto della Leica. Stiamo andando a Leica Store a scegliere se non ci investono quelli dietro. Quindi questo sarà il primo vlog del canale dove andrò a testare la Leica digitale che voglio prendere, perché al momento l'ho solo analogica. Non basta. No, vabbè, ci vuole tanto per vedere le foto, almeno con quella ce li ho subito. Tanto ha detto che paga lei oggi, quindi va bene. Perché sembrava... mi fai questi scherzi? Sembrava la vita. Perché? Della nostra casa, qualcosa. Perché mi fai gli scherzi che devo pagare per venire a vedere dei libri? Non è giusto. Tutto. Non è giusto. 31 dicembre 1983. Oh, questo è vecchio, 1938. Ragazzi, uno dei grandi maestri. Canaletto. Sai chi era Canaletto? No. Studia allora. Prendiamo uno, 5 euro. Non si trovano qua. Questo è solo. E sono roba qui per caro. Ikea, comprate tutto dall'Ikea. Comunque si può usare quei libri come arma contundente per picchiarci. Contundente, si dice arma contundente. No, sì. Beh, se te lo tirano contro un dente sicuramente lo perdi. Oh! Veicoli spaziali. Si è rivelata poco proficua, perché non c'era nessun libro, a parte un libro contundente per rompere un dente. Io l'avevo detto. Mi ricordo che un anno che sono venuto, che ero qua con Michael, c'era il libro Mein Kampf e un papà che l'ha dato in mano a suo figlio e gli ha fatto la foto. È stata tipo una cosa che dici, dai, cioè, un po' di contegno. Adesso ci aspettano circa 2 chilometri per riuscire ad arrivare a Leica Store, perché potevano fare la stazione del treno più vicino a Leica Store. E adesso facciamo e tutto via dell'Indipendenza in macchina, perché noi l'ultima volta siamo tornati a casa perché eravamo disperati per il parcheggio. Cosa? Andiamo di qua, cosa succede quando vai al giapponese e rubi le bacchette senza farti sgamare? Se l'hai infilata in testa. È proprio quella del giapponese. Comunque c'è un detto che dice che se tu vai sulla torre degli asinelli non ti laurei. Ma visto che io sarei già non fuori corso, ma proprio fuori dalla scuola, ci posso... Fuori classe. Sì, fuori esatto, ci posso andare tranquillamente sopra, cioè nessuno mi dice niente. Ma se noi passiamo, visto che lei è castore di qua... Guarda, vedi, questo signore è stato gentile, ci ha fermato la macchina. Oh, c'è un po' di gente, Sono smartelli. Oh, ragazzi, quelli dietro di me mi stanno rubando il lavoro, Vedete che tutti fanno le foto e i video, vuol dire che io dopo non lavoro. Queste classi moderne, anziché studiare, fanno le foto. Allora, l'idea di oggi non è quella di acquistare la Leica, però di provarla, perché sono un po' indeciso su quale acquistare. Allora, perché hai fatto un video dicendo che io ti compravo la Leica? Perché è clickbait, quindi se scrivo la mia amorosa mi ha comprato la Leica, è molto clickbait. Siccome siamo un po', sono insicuro se comprare la M con le ottiche intercambiabili o la Q per girare, che ha l'ottica fissa. Tutte e due. Oggi mi stanno chiamando. Oggi le provo tutte e due e poi dopo valutiamo, visto che per lei è stata più consigliata la Deluxe come modello e... Se no lei è inflippata con la S o la SL, ma non te ne faresti niente. Strano. Se no li compro la Leica Soft, quella ci sta. 2 hours later. Ho appena preso la Leica Q a Leica Store da provare, che è una delle macchine che alla fine penso mi si addice di più. Montano un obiettivo fisso, non si possono cambiare eccetera, però la comodità è che è un 28 mm full frame e in più si può già ritagliare direttamente dall'immagine a 35-50. Adesso andiamo a provare, l'ho messa chiaramente in DNG però scatto in bianco e nero perché mi piace di più e poi sono abituato alla pellicola, vediamo come si comporta. Quando Davide cerca di mettere a posto la macchina fotografica, Leica, ed è super concentrato, e credetemi, sono poche le volte devo in cui è concentrato. Devo provare il bianco e nero. Allora, sperando che sia a fuoco del tutto, adesso proverò a fare un qualche ritratto con la Leica in modalità 50 mm. Abbiamo appena un po' provato la Leica Q e cioè non ha tipo parole, perché ha uno scatto che non si sente. In più ha il fattore di crop da full frame da 28 a 35 50 mm. Quando andiamo a fare il crop viene già, non so se si vede. Niente, non si vede. Non si vede. Quando andiamo a fare il crop viene già ritagliata la parte di immagine come se fosse il telemetro della Leica normale, quella pellicola. Thank you.
sessione di ritratto per lei con il suo zainetto della Moschino. Per se Moschino stai guardando questo video, ci vuoi sponsorizzare, ben volentieri. Cosa vuoi dalla Moschino? Portafoglio, a tutto. Quando provi la Leica Q ti passa veramente un po' la voglia dell'analogico, pensando che hai l'immediatezza delle foto. È una gran macchina e mi ci sto trovando veramente molto bene, quindi penso che a breve entrerà a far parte del mio corredo fotografico. Sì, il titolo di oggi è stato un po' un clickbait, però dai ragazzi, ci stava. Che ci tengo a dire, chiunque di voi voglia acquistare una Leica può andare a provare la Leica Store dando un documento e a mezz'ora o barra un'ora di prova per testare la Leica. E quindi chi di voi è veramente appassionato, chiaramente bisogna calcolare che non bisogna andare a far perdere del tempo, secondo me, ma più che altro perché realmente si vuole comprare. One hour later. Un chilometro, là è chiuso. No, stavi già sbagliando. Allora, il navigatore del telefono dice che in 17 minuti siamo là e quindi sono alle 5:20. Dobbiamo correre se vogliamo prendere, se no ce l'abbiamo tra un'ora. Non ce la facciamo. Non ce la facciamo. Dice che arriviamo ai 20. Il treno parte ai 16. Dice che ci mettiamo. Oh, l'avevo detto che c'era da correre oggi. Non so, forse lo riusciamo ancora a prendere o forse no. Tu cosa dici? Dai. Sai, è vero che alla stazione di Bologna bisogna fare i biglietti fuori e noi lo facciamo sul treno. Quindi oggi siamo andati alle Castoro, ho provato la Leica Q e a breve arriverà sul canale perché sto per prenderla. Abbiamo fatto, oggi ci siamo iscritti anche in palestra molto gratuitamente, praticamente voi venite a via Indipendenza, quando sono le 5 partite da Leica Store e correte a prendere il treno, se ci riuscite avete vinto. Molto difficile perché è pieno di gente, infatti siamo in mezzo alla strada a correre perché sennò non ce la fai. Lei che dice tanto che va in palestra, che fa, io correvo. Io ho smesso già da un po' e quindi si sente. Fai vedere? Un po'. Davvero? Ma forse perché hai corso. C'ho caldo questa cosa. Bologna è bella, però vissuta con calma, non di corsa. Ci sono anche gli artisti di strada. Sì, vabbè, ma abbiamo il fiatone. Quelli là stanno correndo per andare a prendere il treno, eh. Metti caro che fanno i bastardi, parte prima. Eh? A chi? Al treno che va a Vignola, a Trenitalia. Non lo gestisce Trenitalia. È il servizio Mi Muovo. Che c'è? È stanca? Caldo. Dobbiamo andare in testa al treno, eh? Perché dobbiamo fare i biglietti. Beh. Almeno su niente. Esatto, così almeno non parte. Beh, ho il titolo clickbait per oggi, la polizia è stato uno. Cosa lo arresti? Vabbè, montiamo sul treno adesso, stiamo in piedi, andrà via qualcuno, dai, finché siamo qua, se no non arriviamo più, dai. Oh, sì. Siamo arrivati alla fine di questo video e spero che questo primo vlog vi sia piaciuto. Purtroppo non sto registrando la fine del vlog il giorno che l'ho fatto, quindi è arrivata oggi la chiusura perché l'altro giorno mi ero scordato di farlo e me ne sono accorto solo quando ho editato.